Amici a Tactical Raiders, bentornati all'Isola del Tiro. Oggi siamo alla linea dei 10 metri per fare, ancora una volta, uno speciale sui prodotti Lock Grips. Come abbiamo già detto più di una volta, Lock Grips è un'azienda USA che si occupa per lo più di produzione di guancette e accessori per arma, per lo più guancette, e per lo più in G10 è questo materiale molto secco che permette di fare delle lavorazioni molto affilate. Noi da tempo collaboriamo con loro. Sapete che ci hanno già fornito e vi abbiamo già mostrato diversi prodotti per diversi modelli. Questo qua è l'ultimo che mi avevano dato per la mia 92X Beretta Duty ed è un prodotto che adoro. Le ho anche bianche e devo dire sono veramente tamarre. Queste qua nere che hanno la particolarità di avere il liner rosso sono veramente per me di un racing folle. È un prodotto che mi piace veramente tanto. Però così, guardando sul loro sito, curiosando, abbiamo visto, oh, cosa hanno fatto di nuovo per la 92X o impugnatura Vertec, che non sia la Performance, hanno fatto questo prodotto. Cos'è questo prodotto? È una guancetta che va a convertire l'impugnatura Vertec in impugnatura classica, ossia con la classica gobba dietro che ha la nostra 92-98 nazionale, con l'impugnatura classica. Quindi, possibile, dicevo, convertire le impugnature Vertec, moderne, ricercate, particolari, tutto quello che vogliamo, ma possiamo fare un passo indietro e tornare alla classicità dell'impugnatura con la gobba di Beretta. Io, devo dire, non le ho ancora montate, non le ho ancora provate, volevo farvi vedere com'è adesso e descrivervela com'è. Comunque l'impugnatura Vertec sulla 92X Duty è veramente, il checkering è veramente aggressivo sia davanti che dietro, sta incollata alla mano, impugnatura abbastanza slim, piuttosto dritta, impugnatura che all'inizio mi ha un attimino spiazzato, abituando a avendo la memoria muscolare con la classica 98, quindi questa mi risultava un pochino, cioè, mandandone in mira, risultava un pochino spostata, poi pian piano con il training sono arrivato a sentire mia anche la Vertec. Ecco, adesso proverò in diretta davanti a voi a fare un passo indietro e tornare sull'impugnatura classica 98. Semplicissimo, è fornita. Lock Grip fornisce, oltre alle guancette, anche dei piccoli OR che vanno a fare da antivibrante, da antisvitaggio alle brugole. Io adesso con il mio set di brugole da 1,50€ farò il cambio in diretta. Bene, allora l'assemblaggio è molto preciso, nel senso qui dietro guardate l'accoppiamento è praticamente perfetto e c'è un pernino metallico che va ad unirle, è veramente una lavorazione precisissima, Lock Grips lavora bene, non c'è di cazzo. Vediamo un po', prendiamolo in mano, perché oltre ad avere questo wrap around che va a ricreare la gobba, non ve l'ho detto, ma anche questa curva che loro definiscono palm swell, ossia va a riempire il palmo. Cazzo, prima volta che la impugno, tanta roba. Cioè te la senti nel palmo, roba che a me piace. Già quando ci avevano mandato quelle in ottone per la CZ, che mi abbiamo fatto vedere, che abbiamo regalato a un nostro collega direttore di tiro, mi ha detto che non riesce più a tornare indietro, perché comunque anche lì erano palm swell, e vanno a riempire il palmo della mano. E è una bella sensazione, a me piace. Poi il resto, linea molto classica, nera, ma devo dire, una precisione di lavorazione, veramente tanta roba. Adesso la provo, perché adesso ho parlato, adesso ci sparo. Metto 10 colpi nel caricatore, farò lento mirato, non me ne frega niente di vedere dove cavolo li sto buttando, sarò concentrato nel sentire la sensazione diversa nello sparare con queste guancette. Tanta roba, ragazzi. Non perché sia una marchetta,
Ma perché proprio sono convinto, noi non accettiamo mai di fare dei video special a dei prodotti in cui non crediamo o che non ci piacciono, perché comunque per noi è un hobby, non lo facciamo di lavoro, nessuno ci obbliga. E questa è veramente tanta roba. Perché prendere una Vertec per poi voler tornare alla classica gobba? Il perché dovete trovarlo voi. Io vi dico che da oggi ne avete la possibilità. Perché? Perché magari la usate voi o la usa vostra moglie con le mani più piccole, voi preferite la tradizionale, lei preferisce Vertec, in quattro viti la convertite. Oppure d'inverno usate i guanti, preferite la Vertec, d'estate no, preferite la gobba, in quattro viti la convertite. È veramente tanta roba. Questo poi il pattern veloce, che è ancora questo qua, è veramente aggressivo. Vi dirò, appena l'ho preso in mano, veramente un feeling immediato. L'ho tirati così, ma ripeto, li ho tirati alle grotto per andare a godermi le reazioni, però comunque questo denota un feeling immediato. Sì, secondo me c'è da rifarci un attimino la mano. Stavo parlando adesso nel mentre con il mio cameraman, il nostro amico che è qui. Io avevo detto, le metto su solo per fare il video perché queste mi piacciono veramente tanto, mi piacciono veramente troppo. Dopo questi 10 colpi lui mi fa, allora quale tieni? Ci tengo queste. Perché, è un'altra cosa. Io sono sempre stato affezionato alla gobba dietro e ripeto, il Vertec un po' mi ha destabilizzato. Mi ci sono riabituato, però avere la mia 92X con tutte le preparazioni che ci sono dentro, con un'impugnatura a cui sono bene o male più affezionato, direi che abbiamo unito l'utile al dilettevole. Comunque, devo tirare altri 10 colpi, stavolta però un po' più veloce, double tap, triple tap, insomma, vado a dare una frustata al cavallino e vediamo un po' come si comporta fra le mie manine. Perché si è abituato alla beretta normale. È come la mia beretta. Come la tua beretta, però con più con la. Sì, con un grip ancora superiore, proprio Con sostenibile. la bogina. Sì. Bella. Cioè, anche con le mie mani che sono più piccole delle Tengo tue, questa. le prendi e stai da Dio. No, quella sgommata rossa che c'era su quella, è bella bene. Era bella Esteticamente, bene. basta Allora, vedere le mie tan con il liner arancione fluo, quelle sono sporcissime. di solito noi tagliamo le parti di chiacchiere fra di noi, però questa qua valuteremo se è il caso di tenerla, perché come vedete sono tutte reazioni genuine. L'ho data in mano al mio cameraman che ha la M9, la 98A1, quindi un'impugnatura classica, gliel'ho data in mano, fa. Ha l'impugnatura come la mia, con il doppio del grip, ma perché lui ha lock grips, però la parte dietro qua è il checkering normale della beretta. Fa, ha l'impugnatura alla forma della mia, con più grip, con quella parte qua panciuta che va a riempire il palmo. Diceva anche l'altro nostro amico, quella parte rossa qui è bella bene, lo so, però penso che, ripeto, terrò su queste per il momento, poi magari mi stanco e cambio. D'altronde, come dicevamo adesso, il bello delle guancette è quello. E Lock Grips ha creato veramente una linea moda per le nostre amate macchine termobalistiche, anche pensando magari in una nazione in cui l'arma veramente può essere paragonata a un accessorio di moda, magari negli Stati Uniti comunque il porto è più 10.000 volte più diffuso che da noi, quindi una bella cosa in tinta sotto la giacca magari può avere anche un che di esibizionista. Invece qua comunque, ripeto, con quattro viti vai a cambiare oltre che il look, posso mettere le bianche, posso mettere le rosse, posso mettere quello che voglio. Adesso vado a cambiare anche veramente la sensazione tattile della beretta. Vediamo. Tenendola più forte per andare a governare le doppie, riesco a far forza, anche molta forza, con il palmo della mano debole su questa gobba. Queste sono ambidestre, ci sono anche destre e sinistre.
sul sito Log Grips, quindi con la gobba solo da una parte, solo l'altra, io l'ho presa per tutte e due, perché Nina è mancina, ambidestra, comunque capita che impugni con la sinistra, ma ho fatto bene perché comunque sia, vedo che serve anche la mano debole questa gobba. Approvatissime, approvatissime. Penso che andrò a rinunciare alla bellezza di questo liner rosso per il momento, per l'estrema funzionalità di questo modello. Il bersaglio era più o meno 5-6 metri, comunque sono tutte qua. Bene, non la tiro più lunga, adesso mi diverto a finire la scatola. Cosa devo dirvi? Log Grips, ancora una volta, ha fatto 100. Ringraziamo, come sempre, tanto non capisco una parola di quello che diciamo, perché non parlano italiano. Comunque ringrazio Blake di Log Grips per l'ennesima opportunità e ci vediamo, chi lo sa, alla prossima innovazione. Ciao!